vittoria speciale. Un vero trionfo in rosso, quello che ha spinto migliaia di appassionati a correre, terminata la gara, verso il podio per salutare il vincitore, Fernando Alonso e Felipe Massa, terzo classificato. Un trionfo figlio di Alonso, visto che lo ha conquistato con una gara perfetta dopo aver centrato la prima pole position da quando è pilota della Ferrari. Un trionfo figlio di una squadra, 19 uomini che hanno realizzato il miracolo di sostituire 4 gomme in soli 3 secondi e 4 decimi. 8 decimi in meno rispetto a quello realizzato dai più bravi uomini della McLaren. Un trionfo figlio di Stefano Domenicali che, senza mai farsi vincere dalle emozioni del momento, ha saputo motivare al massimo una squadra che, sulla pista di casa, si giocava l'intera stagione e anche la faccia davanti ai suoi tifosi. Un trionfo figlio del presidente Montezemolo che, nonostante qualche silenzio di troppo quest'anno, ha deciso di venire a Monza il sabato per sostenere tutta la squadra. Infine, ma non ultimo, il trionfo di Monza è soprattutto figlio delle migliaia di appassionati che, nonostante una stagione davvero sotto le aspettative, hanno voluto essere presenti a Monza per tifare a squarciagola Ferrari. E la Ferrari lo ha capito. Per questo il suo presidente ha dedicato prima la pole e poi il trionfo a loro, la gente di Monza.